Ciao a tutti, bentornati. Siamo ancora in compagnia di Micio e stiamo presentando il suo nuovo album di inediti, Goccia di Rugiada Volume 2, che sarà in free download in esclusiva su www.jabtv.it dal 9 dicembre. Quindi mi raccomando, segniamocelo tutti sul calendario. Dal 9 dicembre diamo spazio alla nuova musica, quella emergente, ce n'è assolutamente bisogno. Siamo a Borgo Priolo, perché tu sei di Borgo Priolo, in questo scenario un po' così, come possiamo definirlo? Tempestoso. Tempestoso. Senza utilizzare la poesia. Sì, tempestoso, va bene. Così. Allora, stiamo presentando appunto il tuo disco, siamo arrivati a questo pezzo. Tu sei molto giovane, quanti anni hai? 23. 23 anni, ok. Io trovo che nei tuoi testi, ho ascoltato l'album, trovo che nei tuoi testi ci sia una sensibilità e anche un vissuto che sono parecchio rari per un ragazzo di 23 anni, no? Addirittura tu dici che tu e la rabbia siete un po' come il fulmine e il tuono, soltanto che poi il tuono diventa un rumore e quel rumore diventa un ricordo per cui poi scompare, no? Vale lo stesso per la rabbia, cioè la rabbia scompare e poi o sei una persona che invece sente molto la rabbia, è una cosa che lo logora probabilmente, ti logora parecchio oppure no? Per quanto riguarda la rabbia posso dire che è sempre parte di me, ci sono semplicemente dei momenti in cui viene messa un po' da parte, non è che scompare, quando parlo di rabbia non è che sono arrabbiato col mondo o robe del genere, la rabbia semplicemente deriva da tutte le esperienze vissute in passato che si sentono forti ancora adesso. Quindi ti hanno segnato dal punto insomma che ancora adesso sì. Lasciano un segno, no? Sicuramente, è quello, e da lì poi deriva gran parte della mia musica. Ecco, tu nel brano citi anche una finestra magica, è una metafora oppure esiste veramente? Bella questa domanda. Entrambe le cose, nel senso che la finestra magica sicuramente la utilizzo come metafora, appunto per indicare qualcosa che mi fa guardare al di là e lasciare indietro il passato, quindi quello che c'è stato prima. Sentivo proprio questo forte bisogno di lasciarmi indietro un macello di cose che mi hanno penalizzato nel corso degli ultimi 2 anni. La finestra magica essenzialmente esiste, cioè è reale, nel senso mi sono ispirato a quella finestra che guardavo da bambino, guardandoli fuori da questa finestra vedo quella stradina di campagna, da noi qua nell'oltrepò si chiama Careggia, ecco. Caresa. Anche per chi ci guarda magari che non è pavese e non conosce il dialetto, anche Caresa. Dove da piccolo andavo con mia nonna a fare le passeggiate, comunque ricordi bellissimi, soprattutto. E vedi quella Caresa dalla finestra. Sì, era un po' un senso, mentre percorri quella stradina lì ti lasci indietro tutto e inizi piano piano a mischiarti quasi con la natura, adesso non voglio sembrare D'Annunzio che si mischiava. Beh, un pochino natura. Però mi sembra D'Annunzio. No. Mischiarti con la natura e lasciare indietro tutti i problemi, anche solo per quei 20 minuti, per quel quarto d'ora, certo, di passeggiata. Era un po' una salvezza, insomma. Più prosegui quella strada, più lasci indietro tutto quello che fa male. Ok. Allora, io direi che ci ascoltiamo il pezzo, però voglio una promessa da parte tua. Domani ci porti a vedere la finestra magica. Sicuramente, promesso. Ok, perfetto. Allora, domani saremo davanti a quella finestra magica, la vogliamo vedere. Nel frattempo, ascoltiamoci il brano, vuoi lanciarlo tu? Sicuramente, cambiare pagina. Da Gocce di Rugiada Volume 2. Dai problemi, frato il cuore di un leone, io non trovo più il coraggio, l'ho lasciato chissà dove, piove cenere su un fuoco semispento, e grandina nel mare del lamento, giuro che non vi sento perché ho spento il mio cervello, e ho rotto il tasto on, a colpi di martello, ho le chiavi del cancello per una vita migliore, e i sogni in cassaforte senza la combinazione, io non ci credo al sole, trasparisce quando vuole, e resto ore e ore con le nuvole e il grigiore, dottore, mi spiace, i suoi rimedi sono inutili, gli antidepressivi, di appura questi stupidi, non dubiti di me perché sul beat sono sincero, questo è l'unico posto in cui riesco ad essere vero, un purgatorio non mi accettano, dall'inferno mi han cacciato, il paradiso invece io non l'ho mai meritato, oggi frate resto solo ma senza versare lacrime, mi sento una metafora in mezzo a mille pagine, l'unica metafora di un libro sconosciuto, di un libro scritto bene ma mai stato venduto, oggi il vento mi accarezza ma io non mi meraviglio, per colmare la tristezza non mi basterà un appiglio, estatemi alla larga, lo consiglio a tutti quanti, il vostro aiuto mi serviva, ma adesso è troppo.